Una volta eseguito l'accesso al pannello Self-Care Speed della sezione Autorizzazioni accesso, il genitore può visualizzare le richieste di accesso ai servizi da parte del minore, utilizzando la combinazione di filtri veloci per la ricerca delle informazioni, con la possibilità di modificare le date o di eseguire diverse azioni, come ad esempio revocare un'autorizzazione. Ma non solo, può anche autorizzare e gestire le stesse richieste per le quali è prevista l'approvazione. Cliccando su Autorizza, il genitore può confermare la richiesta di accesso, in modo permanente, con validità fino all'utilizzo da parte del minore, in modo temporaneo, indicando la durata di tale autorizzazione, trascorsa la quale sarà necessaria una nuova richiesta di accesso da parte del minore. In entrambi i casi, il genitore può in qualsiasi momento sospendere o revocare la richiesta. Cliccando su Nega, il genitore rifiuta la richiesta di accesso e il minore non potrà accedere al portale. Il genitore potrà fornire il consenso entro 24 ore, trascorse le quali sarà necessario effettuare nuova richiesta di autorizzazione.